Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Spero che state bene e che stiate trascorrendo dei buoni giorni e ovviamente vi state godendo questi giorni subito dopo la finale di Euro 2020 che ha visto vincere l'Italia nei confronti dell'Inghilterra. Siamo qui sul canale però non per parlare di Euro 2020, non per parlare d'Italia, bensì per parlare di un altro giocatore scandinavo che ha tanto così da approdare in Italia. Non è un giovane perché stiamo parlando di un classe 1995, però prima di entrare nel nocciolo della questione vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like al video e attivare la campanella grigia e le notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle mie attività, ovviamente di conseguenza anche del canale. Qualora poi sappiate lingua inglese, vi lascio qui sotto in descrizione il link al mio secondo canale, Inside Football, dove porterò contenuti sempre calcistici riguardo la Serie A, il calciomercato e anche qualcosa di calciomercato in generale. Quindi, se appunto siete appassionati di lingua inglese o comunque avete dimestichezza, dateci uno sguardo. Però arriviamo al nocciolo della questione. Intanto mi scuso a prescindere, anzi mi scuso preventivamente perché già la thumbnail di questo video non sarà un granché, semplicemente perché sono fuori casa, non ho purtroppo i mezzi che mi consentono di realizzare un qualcosa di carino, quindi sarà molto raffazzonata, però quello che conta secondo me è il contenuto. Veniamo al giocatore, classe 1995. Islandese, stiamo parlando di Jortur Hermansson, che da free agent è veramente a pochi passi da firmare con il Pisa. Ottima, diciamo, intuizione del nuovo direttore sportivo della squadra toscana, vale a dire Claudio Chiellini, ex membro dello staff della Juventus. Parliamo un po' di Hermansson. Come vi ho detto, un difensore centrale alto 1,90 per 81-82 kg circa. Che ha lasciato alla fine, insomma, di questa stagione, dal 1 luglio appunto è libero, ma il 30 giugno del 2021 ha visto finire il suo contratto con il Brøndby, o meglio detto il Brøndby in Danimarca. Dal 2016 appunto vestiva le maglie blå-gul, quindi giallo-blu del Brøndby, e ovviamente precedentemente aveva vestito quella del PSV Eindhoven, tranne 6 mesi al Göteborg. La squadra olandese appunto aveva acquistato il giocatore dal Fylkir, società di Reykjavik, molto famosa in Islanda. Ma chi è questo Hermansson? È un difensore centrale molto forte fisicamente, strutturato. Diciamo che per la sua altezza è anche abbastanza veloce. Non ce lo vedo molto da squadre che giocano difesa altissima, però si sta parlando comunque di un campionato cadetto, quindi non mi aspetto che, insomma, il Pisa giochi la prossima stagione, anzi, la stagione che calcistica, il campionato di Serie C che inizia di Serie B che inizia tra pochi mesi. Non mi aspetto che giochino con la difesa all'altezza del centrocampo. Quindi, insomma, un giocatore che sicuramente può essere molto funzionale, sicuramente va completato e gli va affiancato un giocatore che compensi le sue caratteristiche. Quindi non tanto uno di aggressività, di fisicità, però magari un difensore centrale un po' migliore sull'impostazione e un po' più leader difensivo, perché purtroppo c'è dire questo, tranne pochi casi, non tutti i difensori centrali scandinavi sono veri e propri leader, non hanno il carisma del leader. Adesso abbiamo visto Kjær dopo il discorso di Eriksen, però comunque Kjær c'ha sempre 32 anni. Probabilmente il DNA del leader si va a sviluppare nell'età. Età appunto che è a favore di Hermansson, perché comunque è un 26enne, essendo nato nel giugno del 95. Chi ha comunque grandi chi ha ampi margini di miglioramento per un ulteriore step, presto a dire, perché dovrebbe veramente far benissimo in questa stagione e dopo comincia a essere un po' più là con l'età per, diciamo, fare ulteriori step a grandi livelli. Un difensore destro di piede che ama cambiare gioco da una fascia all'altra, e in un certo senso mi ricordo un pochino Fredrik Sørensen, non so se vi ricordate, il difensore danese, sempre acquistato
se non ero dal Burnley o dal Lyngby, non mi ricordo, comunque dalla Juventus, un difensore centrale, anche Hermanson, tanto di testa, però c'ha quel tipo di velocità e quel tipo di abilità con i piedi che non è inusuale per lui venire schierato come terzino di destra, magari un po' più bloccato, o meglio, non che sia usualissimo, infatti, delle più o meno 230-240 presenze in carriera, soltanto una decina di volte ha giocato come terzino destro, però insomma è un'alternativa che in particolari, se vi sono particolari esigenze tattiche, quando si affronta una squadra un po' più forte, un difensore come Hermanson messo lì a destra, un po' più bloccato, che magari va a che fare con una mezzala forte o un esterno offensivo forte, potrebbe dire la sua. Bravo nell'anticipo e veramente la sensazione che si ha quando lo si vede e quando corre, soprattutto, è un treno. Cioè, ti viene addosso e tu vedi questo colosso di 1,90 che ti viene contro. È molto abile nelle scivolate e difficilmente fa fallo, devo dire, quindi nonostante sia abile nel gioco basso, nei tackles, difficilmente fa falli, da dire ammonizioni, espulsioni, ma è sempre molto pulito sul pallone. Ah, mi sono scordato di dirvi, ovviamente non si parla di un prospettino così che viene preso da una squadra danese, è comunque un nazionale islandese, che è vero che hanno alcuni problemi a livello giovanile l'Islanda, sia come anche le altre squadre scandinave, come anche il movimento giovanile del 90% dei club europei, hanno appunto questo problema, però insomma Hermanson è un giocatore che di un'età discretamente giovane, che comunque è colonna della sua nazionale, ha disputato 22 partite dal 2016 e non è che l'Islanda sia sempre chiamata a farne 500 l'anno di partita nazionale, quindi sicuramente per il Pisa sarà sicuramente un plus, un valore aggiunto per la stagione calcistica che è appena iniziata. Che altro da dire di Hermanson? A me piace tanto, ok, soprattutto in un certo contesto. I suoi punti forti, ripeto, i colpi di testa, ovviamente un vichingone alto 1,90 m non è neanche raro vederlo segnare di testa. Colpi di testa, un buon piede destro, una buona velocità, nonostante le sue lunghe leve e la sua fisicità molto imponente, ovviamente leve lunghe comportano falcate più ampie ma di minor frequenza, però comunque ha dimostrato, soprattutto quando ha dovuto recuperare il pallone, magari lancio lungo su palla scoperta, lui ha dovuto recuperare campo, più volte si è visto che insomma il terreno l'ha recuperato. Ripeto, grandi falcate, pulito gli interventi di testa. Ovviamente c'è sempre lo scotto di cambiare nazione, cambiare lingua, cambiare clima, cambiare metodologie. E la B, purtroppo c'è questo da dire, non tante squadre sono veramente super organizzate per accogliere queste grandi differenze, ma sicuramente sarà una Serie B molto scandinava. Hermanson, Bjarnason, che il 99, il difensore che ha fatto le visite con il Lecce, ci sono Hjulmand, c'è anche Björkengren, insomma tra Svezia, Islanda e Danimarca, Jensen, però sta al Venezia, però l'anno scorso stava in Serie B, quindi tra Norvegia, Islanda e Danimarca e anche Svezia ci sono veramente tanti giocatori interessanti provenienti dalle lande nordiche. Spero ovviamente che il video vi sia piaciuto, nel senso che comunque vi abbia potuto dire un qualcosa di più, vi abbia fatto conoscere un qualcosa di più rispetto a Hjörtur Hermansson, grandissimo islandese. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, lasciare un like, la campanellina e il mio secondo canale, Inset Football. Mi raccomando, dategli uno sguardo, ovviamente sia sopra che sotto vi lascio sia i link che i link appunto sia nell'info box che nelle schede dei video che ho realizzato anche di altri giocatori scandinavi. Gli ultimi che sono stati fatti da me sono quello di Silas Andersen dell'Inter, classe 2004, e di Jönsson, nuovo attaccante dell'Atalanta, classe 2005. Ti mando un abbraccione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!